volte li avete sentiti urlare onestà, onestà nelle piazze? Li avete visti votare in aula contro il decreto salvabanche? E li vedete ora, qui, stasera, a parlarvi di una visione di paese, di un paese a 5 stelle. Allora chiamiamo sul palco in ordine Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Buonasera a tutti e grazie. Avvicinatevi. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie di cuore. L'altro ieri mi sono imbarcato a Napoli, ho portato la moto fino a Catania e ieri abbiamo avuto un comizio sulle ragioni del no a Siracusa. Dopo aver messo la moto nel garage del traghetto, mi si avvicina un tizio, un ragazzo calabrese che lavorava appunto nel traghetto, e mi dice: noi ragazzi calabresi abbiamo un problema, volevamo lavorare tutti quanti nella piccola pesca del pesce spada, però la comunità europea ci ha rovinato, è estremamente dura con noi, estremamente indulgente con i pescatori spagnoli. Poi sono salito sopra e sono andato a mangiare a mensa. Dopo un po' si avvicina un tizio che era cameriere della nave e mi fa questa domanda: ma lei è lei? Che è una domanda poi a che io rispondo: beh, io sono io, tu sei tu. Lui mi dice: anche io sono io. Beh, allora ognuno è se stesso e già questo è un... Aspettate, ma che ci fa Di Battista sul traghetto del Napoli-Catania? E gli ho detto appunto che sarei andato con la moto a Siracusa. E poi ha iniziato a parlarmi di una serie di problemi. Lui mi ha parlato del monopolio di Caronte sullo stretto di Messina. Poi si è iniziata a spargere la voce appunto che vi fosse un parlamentare della Repubblica sul traghetto e si sono avvicinate tante altre persone. Si è avvicinato una coppia di Carlentini, credo, no? Si chiama Carlentini. Pippo ed Anna avranno avuto 60 anni. Pippo produttore di agrumi, e si lamentava moltissimo dell'invasione delle arance marocchine. La moglie subito mi ha parlato dei figli che erano all'estero con un tale trasporto, un sentimento tipico delle mamme, e il marito mi parlava delle arance con lo stesso identico trasporto con il quale la moglie mi parlava dei figli. Mi parlò, mi spiegò tutte le differenti qualità, il sanguinello, il tarocco, il moro di Lentini, e era una meraviglia ascoltarlo. Ho iniziato a un certo punto a dimenticarmi per un attimo di essere un parlamentare della Repubblica, quando probabilmente in quel momento mi stavo comportando maggiormente da parlamentare della Repubblica, perché semplicemente stavo ascoltando le persone. Allora probabilmente occorrerebbe inserire in Costituzione l'obbligo per un parlamentare della Repubblica di ascoltare almeno un'ora a settimana i cittadini che ti spiegano le problematiche reali, che... non me ne vogliano i mezzi di informazione, non sono le soglie di sbarramento, i premi di maggioranza o queste robe qui, no, non è così, perché ho girato 5.000 chilometri quest'estate e la frase che più ho ascoltato è stata la seguente: qui hanno chiuso un ospedale. E contemporaneamente dove chiudono gli ospedali però sorgono magicamente delle cliniche private. E poi tu scopri che alcuni RAS delle cliniche private finanziano magari i partiti politici o finanziano le grandi convention dei partiti politici, e chissà che il presidente Renzi non abbia anche preso lecitamente dei quattrini dai lobbisti delle cliniche private. E allora esiste un mondo reale, che è quello che io incontro, che incontriamo quotidianamente, che ci parla delle questioni reali, l'inserimento di un reddito di cittadinanza, misure straordinarie per la piccola e media impresa. Parlano anche ai cittadini di legge elettorale, per l'amor di Dio, ma l'unica cosa che chiedono è la possibilità di eleggere direttamente deputati e senatori scrivendo un nome e un cognome e non lasciare questa decisione ai partiti politici. Ma in 5.000 chilometri non c'è stato un cittadino che mi ha fermato chiedendomi: per favore, inserite immediatamente, create immediatamente un senato delle autonomie dove i senatori non vengono eletti da noi ma nominati dai partiti politici che li pescano dai consigli regionali a cui danno l'immunità parlamentare. Non me l'ha chiesto nessuno, eppure lo stanno provando a fare. E allora l'unica nostra salvezza è rompere, è questa
la logica del Movimento 5 Stelle, l'intermediazione tra istituzioni e cittadini, perché i cittadini sono istituzioni. Il Movimento 5 Stelle è nato affinché il cittadino si possa far Stato, ed è già successo con tutti noi, perché 4 anni fa non pensavamo minimamente di entrare in Parlamento, o di prendere il 67% a Roma, o di prendere, di vincere a Torino. E non pensavamo minimamente che fosse mai possibile nella capitale mettersi di traverso di fronte al PMC, che non è il partito marxista comunista, ma è il partito di Montezemolo e Caltagirone, e dirgli che la mangiatoia è finita. Perché è finita. E non perché c'è mafia capitale, chissà che, poi le frattaglie ci sono ancora a Roma. Ma perché abbiamo studiato l'impatto economico di alcune mega manifestazioni supportate soprattutto dalle stesse banche private, banche d'affari, che oggi spingono affinché possa passare il sì al referendum costituzionale, che hanno un'unica logica, quella di indebitarci, perché quando gli istituti privati detengono di fatto il nostro debito, di fatto ci imprigionano, perché possono continuare a spingere determinate politiche e nei comuni e nel paese di tagli, di distruzione dello Stato sociale, di interventi sulle pensioni, perché detengono il debito. Si chiama creditocrazia, è l'evoluzione del capitalismo. Io ti do dei quattrini, tu non riesci a restituirmeli, io quindi ti tengo in pugno e ti controllo, intervengo sul prezzo della feta in Grecia o intervengo con la legge Fornero sulle pensioni, così magari ti spingo a farti un fondo pensionistico privato perché li posso lucrare. È questa la logica che spezziamo. Come? Con senza l'intermediazione e con il contrario della parola intermediazione, che è la parola sovranità. Per questo è nato il Movimento 5 Stelle, per garantire sovranità, perché comandiamo noi cittadini e non questi quattro cialtroni della partitocrazia, che ora che ahimè vediamo quotidianamente ne vediamo anche il valore. Il movimento nasce per questo, per costruire sovranità alimentare, mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, non importare arance marocchine e olio tunisino, sovranità. Nasciamo per costruire sovranità energetica, perché il futuro è l'autoconsumo e l'autoproduzione, non la dipendenza magari da enormi multinazionali dell'energia. Siamo nati per costruire sovranità politica, per permettere al cittadino sconosciuto, senza magari gruppi di potere alle spalle, in alcuni territori, non solo in Sicilia, senza la mafia alle spalle. La mafia si è diffusa, la mafia sta a Roma, la mafia sta in Piemonte, la mafia sta in Emilia-Romagna. Per l'amor di Dio, cittadini senza questi poteri, questi controstato alle spalle, che entrano nelle istituzioni e fanno gli interessi dei cittadini, perché? Per una regola meravigliosa che è la nostra salvezza, quella dei 2 mandati e poi a casa, credetemi, è la nostra salvezza, perché nel momento in cui io so che sarò costretto, anche perché non è minimamente mia intenzione, sarò costretto a tornare nel mondo reale, che è il mondo che mi descrivono le persone sul traghetto Napoli-Catania, e non è, ahimè, non me ne vogliano, il mondo descritto quotidianamente dal PD1, dal PD2, dal PD3, non è quello il mondo. Nel momento in cui io so che sarò costretto a far ritorno nel mondo reale, nel mio stesso interesse migliorare il mondo reale, proprio perché vi farò ritorno. È questa l'enorme rivoluzione del movimento, insieme appunto alla battaglia sulla sovranità, anche sovranità politica, perché non possiamo tollerare che siano gli stessi partiti politici che hanno distrutto la Repubblica a nominarsi con questa legge elettorale tali come il 70% dei deputati e il 100% dei senatori, dandoci il contentino di qualche presunto risparmio o dell'eliminazione di qualche senatore. È tipico, diciamo, del ragionamento renziano: io ti do un bonus ma in cambio mi prendo un diritto, l'hanno sempre fatto. Io distruggo il lavoro con il Jobs Act ma ti do 80 euro prima delle elezioni, salvo poi riprendermile magari dopo le elezioni. È questa la logica della mancetta, e non possiamo più permetterci di barattare i diritti con le mancette, che poi sono sempre quattrini nostri e gira gira poi ci li chiedono sempre indietro. E così con queste riforme ti danno il contentino di qualche senatore in meno, ma in cambio ti tolgono il diritto di votare i senatori, scegliendoseli esclusivamente loro, pescandoli dai consigli regionali e dandogli l'immunità parlamentare. E allora il dramma di questa Repubblica è il distacco dei parlamentari dalla realtà e il distacco evidentemente
avviene ancora di più se i parlamentari non dovranno più dipendere dai cittadini che di fatto non li eleggono, perché l'unica cosa che eliminano con queste riforme è la scheda elettorale, hanno eliminato la scheda elettorale, dipenderanno esclusivamente da chi? Da quei partiti politici che li nominano, e dato che quei partiti politici dipendono dai maxi finanziamenti, una volta sono i lobbisti del petrolio, altre volte sono le banche d'affari, altre volte sono le slot machine o i lobbisti del gioco d'azzardo che finanziano le fondazioni private che a loro volta finanziano i partiti, di fatto un parlamentare non risponderà più al popolo italiano, ma risponderà al partito politico che risponde a questi grandi finanziatori. Lo capite che noi possiamo anche sbagliare, non siamo perfetti, siamo umani, ma non abbiamo mai messo le mani nelle tasche dei cittadini. Ci autofinanziamo e quindi avremo un unico lobbista, il popolo italiano. È questa la rivoluzione del movimento. Ce la possiamo fare, eh? Da qui al referendum, quando ci faranno votare, ne vedremo delle belle, alzeranno il tiro, è normale. Sarà un po' come Davide contro Golia. Renzi ha occupato la Rai, noi scendiamo in piazza. Renzi scrive testi di propaganda sulla scheda, sul referendum, noi informeremo porta a porta, cittadino per cittadino, scendendo in piazza. E lo sto dicendo, le piazze si stanno riempendo dovunque. E quando scende in piazza il Movimento 5 Stelle ci sono pochi carabinieri e pochi poliziotti. E non stanno mai tra cittadini dentro le istituzioni e cittadini fuori. Stanno dietro, lontano, magari dove possono pure applaudire senza farsi vedere. È questa l'enorme rivoluzione. Diamoci da fare. Davide contro Golia, diamoci da fare. Stiamo costruendo sovranità, stiamo difendendo diritti, perché che cos'è un essere umano se non un soggetto che combatte assieme per i propri diritti? È questa la nostra missione. E stiamo difendendo un paese che quando amministreremo, quando governeremo sarà in macerie. Sarà questo il destino, ma sarà bello farlo assieme. E ci stiamo mettendo di traverso come mai si era messo nessuno ad un sistema di fatto partitocratico che ha lucrato appunto sui diritti, che ha ricevuto diktat e comandi dalle banche private. Negli ultimi anni appunto il governo Renzi ha approvato svariati decreti a favore delle banche, nessun decreto a favore dei pensionati minimi, degli studenti che scappano dalla Sicilia, degli insegnanti che vogliono frustrati. Guardate che la buona scuola è fatta ad hoc per costruire gruppi di insegnanti frustrati, perché se un insegnante è frustrato insegna peggio, e se insegna peggio si creerà un popolo maggiormente ignorante e maggiormente, diciamo, manipolabile dagli mezzi di informazione che sono di fatto, salvo rare eccezioni, che siete indispensabili, giornalisti con la schiena dritta e testa alta sono indispensabili, salvo rare eccezioni questo sistema di fatto è controllato dal Presidente del Consiglio, che ha superato le leggi berlusconiane e che oggi dalla RAI neanche più caccia i suoi nemici, caccia quelli che non sono abbastanza amici, che è l'evoluzione della dittatura mediatica, è il berlusconismo 2.0, neanche Berlusconi aveva mai ipotizzato alcuni scenari da aggredire. Siamo molto forti e siamo tanti, io ci credo moltissimo, dobbiamo soltanto informarci tra di noi, fare passaparola, essere cittadini che si fanno Stato e che creano tra di loro l'informazione, perché il movimento nasce anche per rompere con l'intermediazione mediatica. Questa è la logica enorme di potere appunto al popolo che sta andando avanti. Io ho piena fiducia, vi chiedo soltanto una mano, i politici tradizionali scendono in piazza soltanto prima delle elezioni. Magari regalano qualcosa, si occupano di quello che io definisco asfalto elettorale, ti riparano una buca prima delle elezioni e ti dicono votami, e magari ti dicono vuoi il ricovero di un parente, votami che vedrai che te lo risolvo. Noi siamo sempre in piazza, anche quando non si vota, sempre in piazza da 3 anni a questa parte, tutti i sabati e le domeniche, regolarmente, e non vi chiediamo il voto. Per me è molto più importante un cittadino che magari non ci vota, ma che partecipa e ci dà una mano a svelare un caso di corruzione in un comune, a combattere contro una discarica, piuttosto che un cittadino che dà il voto al Movimento 5 Stelle e poi incrocia le braccia e dice vediamo questi che fanno. È finito il tempo della delega. Noi da soli non ce la facciamo, ma insieme siamo una potenza straordinaria. Ecco, un politico tradizionale vi dice votatemi, vi prometto che... Noi vi stiamo dicendo venite con noi, che insieme siamo una forza, e questo è il più bel messaggio che si possa dare. Viva la Sicilia, viva l'Italia e viva la sovranità popolare. Luigi Di Maio.
Stasera, stasera creiamo un'agenda per il futuro dell'Italia e la creiamo tutti insieme. Un'idea di paese a medio e lungo termine che costruiremo con portavoce, attivisti, cittadini. Lo faremo con la partecipazione, che è il nostro valore fondante. Non è un programma per le elezioni politiche del 2018, è una visione di paese a 15 anni, è il futuro del nostro paese, è una marcia di questa comunità che si riprende lo Stato e lo fa risorgere. Questo stiamo facendo partire stasera qui, dal Foro Italico di Palermo. Per cambiare veramente questo paese dobbiamo innamorarci del futuro. Dobbiamo smetterla di parlare del passato. Ricordo soltanto il futuro. Questo dobbiamo rispondere ai nostalgici del petrolio, ai nostalgici del cemento, delle automobili e del vecchio modello bancario che ci ha portato fin qui. Se non perseveriamo nella strada e nella creazione di un futuro differente, non andremo da nessuna parte. Oggi regna l'incertezza. Regna l'approssimazione, nessun partito ha una visione di futuro di questo paese, lo sappiamo. Non hanno una strategia di ripresa nazionale, figuriamoci globale. L'unica cosa che sanno fare è globalizzarci per svendere le nostre aziende di Stato, l'agricoltura, i beni culturali e poi arriveranno anche all'argenteria di casa nostra, se glielo permetteremo. Arriveranno anche lì a prendersi anche quello e quando ci avranno stesi e ci avranno tolto tutto, loro avranno le tasche piene e il sedere o su qualche aereo di Stato o su qualche barca. Dobbiamo decidere noi se permettergli di toglierci tutto o reagire. Questo dobbiamo decidere stasera, con una visione di paese differente. Se vogliamo andare al governo e cambiare le cose, però dobbiamo farci le domande giuste, perché quello che di cui io mi sono reso conto in questi anni è che chi ci ha governato fino ad ora non si è mai fatto le domande giuste. Se ti fai le domande giuste arrivano le risposte giuste per il paese. Ma questi in questi anni si sono chiesti sempre tutt'altro. Noi quando siamo arrivati in Parlamento ci siamo fatti una domanda. Come possiamo aiutare gli italiani che vogliono aprire un'impresa ad avere accesso al credito, visto che le banche hanno chiuso i rubinetti? E la risposta è stata: tagliamoci gli stipendi e facciamo microcredito a chi vuole aprire un negozio, uno studio professionale o un'impresa. E oggi in Italia, e questa è la terza Italia 5 Stelle in cui possiamo aggiornare questo numero, esistono 3.000 imprese che danno lavoro a 6.000 italiani con i soldi degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Questo succede oggi in Italia perché ci siamo fatti la domanda giusta. Ma se la domanda è come posso salvare il padre della Boschi dal crack della sua banca, la risposta sarà: togliamo i soldi ai risparmiatori. Se la domanda è come posso finanziare quelli che mi hanno finanziato la campagna elettorale, la risposta sarà: creiamo il business sull'immigrazione, su cui mangiano le cooperative, le società e tutti gli amici che hanno avuto in questi anni che gli hanno pagato le elezioni e le campagne elettorali. Se invece ci chiediamo come vogliamo rendere felici i cittadini italiani, forse la risposta più ovvia sarà: facciamo una legge anticorruzione e rifondiamo la nostra Repubblica sulla meritocrazia, che è quella che non c'è più a causa della corruzione in Italia e che rende infelici tante persone, perché quello che si comporta onestamente si sente un fesso e quello che si comporta in maniera disonesta viene reputato dalla nostra società un furbo, e il fesso vede il furbo che lo sorpassa in ogni cosa e il fesso prima o poi abbandona il paese. Questo è successo in questi anni. Se invece la domanda che si sono sempre posti questi signori è: come faccio a salvarmi la poltrona per i prossimi 20 anni? La risposta è l'Italicum, che è una legge senza preferenze che non consente a nessuno di poter scegliere veramente i propri eletti, i propri portavoce in Parlamento. E voi ve la ricordate tutta la retorica del Presidente del Consiglio sull'Italicum? Questa legge ce la invidieranno in tutto il mondo, perché il giorno dopo le elezioni si saprà chi vincerà le elezioni. Poi ha scoperto chi vincerà le elezioni e adesso vuole cambiare la legge elettorale. Però il consiglio che possiamo dare a Matteo Renzi qua da Palermo è:
non perdere tempo a cambiare le leggi elettorali per vincere le elezioni. Il problema non è la legge elettorale, sei tu il problema, per questo gli italiani non ti votano più. Hanno perso fiducia in te, non si fidano più e non ti votano più. Allora, qual è la domanda che ci dobbiamo fare qui stasera? Qual è la domanda che ci dobbiamo fare qui stasera? Come posso vincere le prossime elezioni politiche? No, la domanda che ci dobbiamo fare qui stasera è: come voglio che sia l'Italia tra 15 anni? E cominciamo a costruire un programma politico per cambiare veramente la nostra società, senza bonus o mancette, ma con riforme strutturali, leggi serie, poche ma buone, ma efficaci. E per farlo dobbiamo deciderlo tutti insieme, dobbiamo fare un percorso tutti insieme partecipato. Una volta però che avremo scelto gli obiettivi da realizzare, e stasera se ne è parlato tanto su questo palco, di tanti temi che portiamo avanti, una volta che fai il percorso, scegli la visione di paese che vuoi creare nei prossimi anni, l'Italia che vuoi consegnare ai tuoi figli tra 15 anni, poi individuato l'obiettivo, devi avere il coraggio di andare avanti anche quando tutti ti diranno che sei un folle, quando i media ti attaccheranno, quando gli altri partiti ti attaccheranno, quando i cittadini cominceranno a perdere fiducia per effetto dell'attacco mediatico che subirai, perché governare significa individuare degli obiettivi a medio e lungo termine. E quando individui un obiettivo a medio termine, le politiche che fai non portano subito un risultato. Quelli sono i bonus di Renzi che mettono in tasca i soldi alle persone credendo di poter vincere le elezioni amministrative con qualche soldo da mettere in tasca ai pensionati. Poi perde anche le elezioni amministrative e butta soldi in misure che non funzionano per l'economia. Ma governare seriamente significa che quando vieni eletto programmi un obiettivo ad un anno e mentre lo stai realizzando con le politiche pubbliche tutti cominceranno ad attaccarli, è come attraversare un fiume a nuoto, mentre tu provi ad arrivare all'altra sponda tutti quanti ti dicono che stai sbagliando, tutti quanti provano a farti tornare indietro, e se riusciranno a dividerci riusciranno a farci trascinare dalla corrente, e poi è finita. Quando combatteremo e stiamo combattendo il sistema dei rifiuti a Roma, ad un certo punto cominceranno a creare delle emergenze rifiuti per scoraggiarci e farci tornare alle vecchie robbie dei rifiuti che gestivano i rifiuti a Roma. Ed è lì che quando si governa devi porti l'obiettivo, tenere la barra dritta e arrivare al risultato al di là dei sondaggi e delle elezioni di medio termine, delle elezioni intermedie che ti ritrovi sulla strada. Non dobbiamo cadere nella logica del consenso, perché la logica del consenso blocca questo paese. Ci hanno definito quelli del no. Io penso una cosa, che con il no alle Olimpiadi noi abbiamo salvato dal dissesto il comune di Roma. Questo abbiamo fatto. Chi ci attacca e ci dice che siamo sempre quelli del no, a chi ci attacca noi ricordiamo una cosa, che loro, Partito Democratico, dicendo sempre sì, hanno creato un buco di 80 miliardi di euro di debiti solo nei primi 7 mesi di quest'anno, del 2016, con i loro sì, sperperando soldi, finanziando lobby. Guardate che dire no è il vero, c'era una pubblicità che diceva il vero sballo è dire no. In politica è così, se dici no riesci a preservare lo Stato, le tasse che spendono e che pagano i cittadini ogni anno, tutto quello che c'è nella cosa pubblica lo preservi se riesci ad avere la lucidità di bloccare delle azioni scellerate, anche se sembrano impopolari in un primo momento. Poi i cittadini romani ci ringrazieranno tra qualche anno, quando capiranno l'azione di risanamento che faremo sulle casse del loro comune. E vi dicevo, dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo, perché non è niente di nuovo. Pensateci un attimo, quando siamo nati come Movimento 5 Stelle, noi eravamo quelli là a cui dicevano tutti: non andrete da nessuna parte se non farete le alleanze, non andrete da nessuna parte se non prenderete i rimborsi elettorali, non andrete da nessuna parte se non candiderete i big, quelli là noti, perché con i volti sconosciuti non si va da nessuna parte. Lo continuano a dire, però noi intanto oggi siamo la principale forza politica del paese e governiamo la capitale e quella che fu la capitale d'Italia. E lo abbiamo fatto senza
prendere la scorciatoia senza mai mollare. E questo lo dobbiamo a Gianroberto Casaleggio e a Beppe Grillo, che non hanno mai mollato, anche nei momenti di difficoltà, quando potevamo prendere una scorciatoia, abbiamo mantenuto fede ai nostri valori iniziali. E oggi sono il vanto che ci danno credibilità e ci fanno guadagnare consenso tra i cittadini. Noi non siamo quelli del no a prescindere, noi non abbiamo nessun pregiudizio verso il privato, però vogliamo tutelare i beni comuni necessari alla sopravvivenza dell'individuo dalle logiche private. Non abbiamo pregiudizi verso il profitto, ma vogliamo difendere i nostri concittadini dalle logiche di speculazione e di sfruttamento che spesso sono nel profitto. Noi non abbiamo pregiudizi verso i grandi gruppi industriali del paese, però vogliamo una legge sul conflitto di interessi che non consenta più ai loro soldi di decidere il nostro destino. Questo significa essere per un paese differente, provare a creare un paese differente. Non abbiamo neanche pregiudizi verso gli altri partiti, l'unica cosa che sappiamo è che hanno fatto il loro tempo, sono pieni di persone oneste, ma quelle persone oneste non contano niente più. I partiti non hanno più la libertà di poter cambiare le cose, per questo devono andare a casa. Noi stasera iniziamo sull'applicazione Rousseau un percorso per creare una nuova visione di paese, ve l'ho detto all'inizio. Ma non è solo la rete che dovrà essere coinvolta nella creazione di una nuova idea d'Italia che vogliamo realizzare nei prossimi anni, non è solo la rete. I nostri gruppi locali, i meetup, devono tornare a coinvolgere il più possibile tutte le intelligenze, tutti gli entusiasmi di questo paese ed essere sempre di più dei gruppi di discussione, delle università di strada dove le persone entrano, discutono, insegnano, apprendono. Non devono trasformarsi, e questo purtroppo accade in alcuni casi, in alcuni meetup, in dei circoli di qualche capobastone che dice di essere il referente del Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo... La nostra più grande forza sono i nostri gruppi locali, abbiamo 8.000 comuni, chi può ne fondi uno e cominci a discutere con chi non ci vota, come diceva Alessandro, cominci a discutere con chi non la pensa come noi. Tutti coloro che vogliono mettere in gioco la propria storia professionale, le proprie conoscenze, vogliono mettere in gioco la propria vita per il cambiamento di questo paese, lo facciano, devono essere ben accetti nella nostra comunità e non ci interessa se non ci votano. La cosa che ci interessa è il contributo intellettuale di conoscenza e di entusiasmo che saprà portare ad un progetto di cambiamento molto più grande del Movimento 5 Stelle, molto più grande di noi. Il 2017 sarà l'anno della Sicilia. Io volevo leggervi che cosa diceva Shakespeare sulla Sicilia. Il clima è temperato, l'aria dolcissima, l'isola fertile, il tempio assai più bello di quanto se ne dica. Io aggiungo, le manca solo un governo 5 Stelle e nel 2017 glielo daremo. Io spero con tutto il cuore di ritrovarvi qui tra un anno e qualche mese a festeggiare il governo 5 Stelle della regione siciliana. Lo spero con tutto il cuore, festeggeremo insieme qui e poi ci metteremo in marcia tutti quanti verso le elezioni politiche del 2018, dove la sfida non sarà vincere ma cambiare tutto. Noi siamo arrivati fin qui grazie a due persone che hanno fondato questo movimento, Gianroberto e Beppe, che non hanno mai mollato, hanno tenuto sempre la barra dritta nei momenti di difficoltà, quando tutti gli dicevano di lasciar perdere. Ma vi posso assicurare che se oggi noi ci definiamo una forza politica, come lo siamo, che si fonda sulla democrazia diretta, lo dobbiamo anche ad un'altra persona, la persona che sto per presentarvi e che ha messo in piedi i nostri sistemi operativi, che custodisce la conoscenza di Gianroberto, le idee di Gianroberto e tutto quello che ha messo in piedi in questi anni. Quella persona è Davide Casaleggio e sono onorato di presentarvela. Ciao a tutti, non sono qua a sostituire mio padre, sono qua a ricordarlo. A onorarlo. A ricordare il suo sogno, un sogno che è diventato di milioni di italiani, a ricordare e a portare avanti il suo progetto, un progetto di democrazia diretta
che si chiama Rousseau, che ormai è partecipato da oltre 100.000 persone. Un progetto che porteremo avanti tutti insieme. Prima Alessandro e Luigi vi parlavano dell'Italia, dell'Italia di oggi, di quante cose devono cambiare nell'Italia di oggi, di come i partiti e le lobby stiano tenendo via, distanti, i cittadini dalle decisioni importanti. Abbiano come obiettivo quello di prendere tutte le decisioni per sé e di isolare il cittadino. Noi vogliamo porre fine a tutto questo. Questo è il motivo del progetto di Rousseau, del progetto del Movimento 5 Stelle. Mettere il cittadino di nuovo al centro. Permettere al cittadino di prendere le decisioni importanti, di scegliere. Quando parlo del nostro progetto all'estero, le persone rimangono affascinate. Quando ne parlo in Italia, a volte mi si dice, beh, si poteva fare di più, si poteva fare meglio. Ma poi penso, beh, quale movimento al mondo ha permesso ai propri iscritti di scegliere tutti i propri rappresentanti nelle varie istituzioni e di riuscire anche a farli eleggere? 163 parlamentari, 17 parlamentari europei, oltre 2.000 persone nelle varie istituzioni in Italia. Quale movimento al mondo ha permesso ai propri iscritti di scegliere il nome del Presidente della Repubblica da proporre in Parlamento? Quale movimento ha permesso ai propri iscritti di scegliere cosa far votare ai propri rappresentanti sul testamento biologico, sull'eutanasia, su temi importanti? Quale movimento ha rinunciato a 42 milioni di euro di finanziamento pubblico per rispettare un referendum popolare, pur riuscendo a fare tutte le iniziative con finanziamenti, microfinanziamenti di 30 euro, 20 euro? Quale movimento al mondo si taglia gli stipendi per restituire veramente questi soldi alla comunità, al fondo del microcredito per le PMI, o qua in Sicilia per la strada della Trazzera? A tutte queste domande io ho una sola risposta, ed è il Movimento 5 Stelle. Noi già oggi abbiamo fatto cose straordinarie e ce lo dobbiamo dire. Certo, possiamo fare di più, possiamo fare meglio, e lo faremo nelle prossime settimane, lo faremo nei prossimi mesi. Inizieremo dal mettere in online nuovi corsi dell'e-learning, permetteremo ai vari consiglieri comunali di scambiarsi gli atti direttamente online, permetteremo agli iscritti di definire il programma di governo del Movimento 5 Stelle. Inizieremo già nelle prossime settimane con quello dell'energia. Noi dobbiamo vivere questo sogno fino in fondo, un sogno che una volta era di mio padre e ora è di milioni di italiani e di tutti noi. Dobbiamo farci custodi di questo progetto. Dobbiamo restare uniti. Uniti realizzeremo il nostro sogno. Grazie.